Buonasera a tutti, mi chiamo Salvo Giunta, ho 30 anni, sono un direttore creativo di uno studio che si occupa di motion design. In questa presentazione vi spiegherò brevemente il mio percorso lavorativo, quindi partendo dagli studi dello IED per poi arrivare al lavoro che svolgo oggi. Io ho frequentato il corso di Graphic Design allo IED di Milano, sono di origine siciliana e mi sono trasferito appunto a Milano per frequentare il corso di grafica dello IED. Per me già trasferirmi da una piccola città del sud in Sicilia a una grande città come Milano è stato veramente un modo per ricevere tanti stimoli e tanti spunti che fino ai 18 anni non avevo potuto avere. All'inizio, diciamo, quando ho iniziato a studiare grafica, avevo tante idee, però dal punto di vista tecnico non ero molto bravo. Quindi il primo anno è stato abbastanza difficile riuscire a far funzionare insieme la testa e i software. Questo mi ricordo è stato il primo, la prima lezione di Photoshop che abbiamo fatto a scuola. Quindi questo qua era il mio livello di partenza, come potete vedere era abbastanza basso. E quindi ero abbastanza demoralizzato perché molte persone comunque nella mia classe aveva già fatto un corso aveva già studiato grafica al liceo e quindi avevano un approccio già sicuramente più evoluto rispetto al mio. Però diciamo che con il passare del tempo, soprattutto dal secondo anno in poi, sono riuscito a portarmi al passo con gli altri miei compagni. Diciamo che dal secondo anno in poi dello IED, più che vedere la grafica come uno studio, per me era diventata proprio una passione. Quindi andare a casa, non andavo a casa per fare i compiti o gli esercizi da consegnare al prof, andavo a casa per studiare, imparare qualcosa che a me piaceva veramente tanto. Dopo lo IED è iniziato un periodo dove ho fatto diversi colloqui, diversi studi, agenzie, però in realtà non avevo mai trovato nessun posto che riusciva che aveva delle caratteristiche che mi piacessero a livello lavorativo e progettuale. Tanti begli studi, grandi, con tanti clienti, però io volevo fare qualcosa di mio, qualcosa a cui tenevo veramente tanto. Quindi con degli altri ragazzi che avevano finito lo IED sempre in quell'anno, abbiamo deciso di mettere su uno studio, che si chiamava Studio Morin, che era formato da persone che si occupavano di discipline diverse. Eravamo in cinque, c'era chi si occupava di grafica, cioè io, chi si occupava di fotografia, chi di moda, chi di design. Studio Morin è stato un modo che ci ha aiutato sicuramente a crescere, perché erano le prime volte in cui ci approcciavamo ad un cliente, la prima volta in cui sentivamo un commercialista, la prima volta in cui dovevamo fare una fattura. E diciamo che stare l'uno vicino all'altro ci è servito come supporto. Un'altra cosa interessante dello studio è che lavorando in settori diversi abbiamo potuto avere un giro di clienti da scambiarsi. Quindi a volte eravamo in due, magari chi era un grafico e chi si occupava di fotografia, a lavorare sullo stesso progetto. In questo modo c'è stata anche una condivisione, uno scambio di idee, quindi ok, io ho studiato grafica, ma non mi occupavo soltanto di grafica, o comunque ero a contatto con altre discipline. Penso che questa formazione, diciamo, subito dopo la scuola, con altre persone che si occupavano di altre discipline, è stata fondamentale per lo sviluppo e il lavoro che faccio adesso. Questo qua, mi ricordo,
È stato il mio primo approccio con i clienti, ok? Subito dopo scuola, quando ho iniziato a lavorare, era un po' difficile riuscire a proporre un'idea o un concetto ad un cliente. Molte volte la risposta era un po' questa, uno schiaffo in faccia, ok? Perché magari eravamo molto giovani, io ho 21 anni, quindi magari andare a 21 anni da un cliente a proporre un'idea, magari il cliente ti guardava in faccia e diceva: ma te sei un ragazzino, cioè non... cosa stai dicendo? Quindi questo qua è stato il mio primo approccio lavorativo, che però per fortuna nel corso degli anni è cambiato. Adesso sicuramente riusciamo più a metterci alla pari col cliente, o comunque riuscire ad avere un dialogo più di scambio. MTV, nel 2007 si realizza uno dei miei più grandi sogni, cioè quello di andare a lavorare da MTV. Sin dal secondo anno dello IED, la mia passione e uno dei miei stimoli più grandi era MTV. Io guardavo MTV, guardavo quelle grafiche che andavano in onda e impazzivo, cioè dicevo: io voglio fare questo qua. Nel 2007, grazie a un mio docente dello IED, ho avuto modo di fare questo colloquio e quindi ho iniziato a lavorare come motion designer all'interno del canale. Mi ricordo che all'inizio fu qualcosa di veramente difficile. Io all'inizio guardavo MTV e copiavo MTV, prendevo spunto da MTV per fare i miei lavori. Arrivato dentro MTV non potevo più prendere spunto da MTV, dovevo essere io a creare qualcosa di nuovo e diverso rispetto alla grafica che si vedeva rispetto alla grafica degli altri canali. Mi ricordo una cosa che mi disse un mio collega che mi scossa abbastanza, era questa qua: tu adesso sei da MTV, adesso sei tu a fare dei progetti che la gente deve copiare. Quella per me fu una frase veramente, non ci dormii per 4 giorni di fila, perché dovevo riuscire a creare del design, tirar fuori delle idee di un certo livello e di un certo tipo. Mi ricordo che per il primo progetto mi fecero lavorare alla realizzazione di una sigla televisiva e mi ricordo che per 3 mesi di fila fece sempre lo stesso progetto. Iniziavo il progetto, arrivavo a metà, me lo bocciavano, fa: no, devi riniziare, non va bene, deve essere impostato in questo modo. Rinizio, rifai, ribocciato. Questa cosa per tipo 3-4 volte, ero veramente demoralizzato. Però alla fine di quel periodo da MTV, cioè per me MTV è stata come una seconda scuola, cioè come una specializzazione. Ho avuto il modo e la fortuna di stare a contatto con persone che tenevano veramente al lavoro che svolgevano con un'impronta magari un po' più particolare rispetto alla maggior parte degli studi di Milano italiani. 2007. Nel 2007 fui contattato dallo IED perché mi proposero di ritornare a scuola, ma non come alunno, ma questa volta come assistente di tesi. Quindi dopo 2 anni ritornai a scuola e non ero più dietro al banco, ma dall'altra parte della cattedra. Per me quella fu un'esperienza molto importante, anche perché poi negli anni successivi passai da assistente di tesi a docente. Io adesso insegno al terzo anno del corso di grafica, insegno motion design, grafica televisiva, che è quello che faccio... No. E che è quello che faccio adesso. La cosa che amo tanto dello IED è la possibilità di confrontarmi con ragazzi molto più giovani. Per me è una cosa molto importante, perché penso che stare in un ambiente diverso dall'ambiente lavorativo, con menti più fresche, a volte magari anche un po' ingenue, perché vabbè, un ragazzo a scuola chiaramente pensa in un modo diverso di un professionista, però penso che quello mi permette di ricevere nuovi stimoli, vedere nuovi siti, parlare di cose che magari a volte darei per scontato. Per me la figura mia all'interno dello IED è molto importante, spero che questa cosa possa durare nel tempo. Detroit.
Detroit è lo studio che abbiamo fondato io e un mio amico, e io adesso sono socio fondatore e direttore creativo dello studio, ed è uno studio che abbiamo fondato nel 2010. Sicuramente alla base dello studio c'è la passione. Per me, svegliarmi la mattina e andare in studio non l'ho mai presa come un lavoro, ma come una passione, e penso sia quella cosa che ci abbia fatto crescere e più che altro abbia fatto funzionare lo studio. Noi ci occupiamo di direzione artistica, di design e animazione, lavoriamo tanto con la TV, realizziamo format grafici per programmi. Ma ci capita di realizzare video per qualsiasi piattaforma, cioè dal web agli eventi, alla televisione, ai teatri. Con Detroit un'altra cosa molto importante che abbiamo fatto è creare un network di persone, di collaboratori. Di base in studio siamo tre, ma collaboriamo con tante persone sparse in tutta Italia e anche all'estero. Questo perché ci piace avere continuamente uno scambio di idee e anche un modo per confrontarsi. Tenendo tanto al lavoro che facciamo, un'altra cosa che vogliamo fare è ogni volta, per ogni determinato tipo di progetto, inserire su quel progetto la persona più adatta. Quindi se è un progetto che va più verso l'illustrazione, coinvolgiamo degli illustratori di un determinato tipo. Se è un progetto da fare con delle foto, spara a caso, ci piace coinvolgere dei fotografi specializzati a far quello. Questa qua è un'immagine che ho trovato su internet un po' di tempo fa, ed è una frase che rispecchia molto la nostra filosofia, la filosofia dello studio. Work for money, design for love. Molto spesso noi ci basiamo un po' su questo concetto quando ci approcciamo con un cliente o con un nuovo cliente. In molti casi, se il cliente lo permette, o comunque un cliente, tra virgolette, intelligente che vuole creare un prodotto, un progetto di un determinato tipo, cercando un confronto con lo studio, quindi con noi, e non imponendosi sullo studio, a volte siamo, cioè a volte, molto spesso siamo anche disposti a trovare degli accordi economici, ad abbassare i budget, pur di fare un progetto con determinate caratteristiche e valori. Quando il cliente magari è un po' più rompipalle, permettetemi il termine, applichiamo alla prima frase, work for money, cioè ok, non c'è uno scambio di idee, c'è un'imposizione da parte tua, non hai rispetto magari del nostro lavoro, allora in quel punto guardiamo più l'aspetto economico, però quando è possibile, cioè la nostra vera frase è la seconda, design for love, cioè quindi far qualcosa che amiamo veramente e ci piace farla. In 4 anni abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di lavorare con tantissimi clienti, dallo sport alla moda, alle automobili, all'intrattenimento. La cosa interessante di lavorare con tutti questi clienti è l'approccio di ogni cliente. C'è chi interessa un aspetto, c'è chi interessa un altro aspetto, c'è chi ha delle idee, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro modo. E in questo caso penso che a volte anche il cliente a farci crescere, perché chiaramente noi ci mettiamo sempre in gioco e ci confrontiamo con diverse realtà e con diversi temi. Io sono Federica Moretti, anch'io ho fatto lo IED, ma tutta un'altra, diciamo, storia. Sono venuta a Milano da Modena con l'intento di essere una fotografa e tra tutto neanche di moda. Finiti gli studi, invece, ho fatto tutt'altro. Non si sa come e perché ho deciso di iniziare a fare cappelli, quindi oltretutto lavorare nella moda. Questo percorso l'ho iniziato ben 10 anni fa ormai,
e con tante difficoltà, ma contenta di averle, diciamo, passate, di aver scelto questa strada, perché subito era passione, poi adesso è passione e lavoro allo stesso tempo. I primi anni sono stati difficili, perché comunque non ho avuto una formazione nell'ambito del cappello o della modisteria, quindi non essendoci neanche scuole o comunque persone che ti possano insegnare questo tipo di lavoro, perché comunque in Italia non c'è praticamente più nessuno, è un lavoro che piano piano sta scomparendo, ho dovuto iniziare anche un po', se si vuol dire, da sola. Poi fortunatamente 5 anni fa ho avuto la fortuna di lavorare, di entrare a lavorare nel team Borsalino, che è per eccellenza il brand italiano di cappelli, e lì ho imparato il vero e proprio mestiere di cappellaia, diciamola così, facciamola italianizzata. E in questo contesto non era più soltanto la mia vena creativa, dove tanto tutto si può mettere in testa, qualsiasi cosa la possiamo far indossare, ho dovuto anche affrontare problematiche che un'azienda di quel tipo doveva affrontare, e quindi cambiare completamente la mia visione del lavoro, quello che era per me creare cappelli. E questa grande occasione che loro mi hanno dato, perché hanno creduto in me, un'azienda storica di così tanti anni, far entrare nel loro team una ragazza giovane, perché ero giovane, e dargli carta bianca sullo stile e tutto, per me è stato veramente molto importante. Mi hanno veramente aiutato e forse è stata la mia grandissima scuola di esperienza, l'ho fatta lì da loro. Dopo questa esperienza, che è stata anche, insomma, impegnativa, ho deciso nel 2011 di iniziare una mia collezione, e quindi di non essere più una sola designer o creativa, ma di mettere insieme una vera e propria azienda che disegnava, produce, consegna, insomma, tutti i vari iter di un brand di moda. E questo l'ho potuto fare, adesso dico grazie allo studio, che faccio parte sempre come Salvatore a Studio Morin, perché nei primi periodi, a 20 anni probabilmente abbiamo iniziato questa strada perché non sapevamo che cosa andavamo incontro, quali sarebbero state le difficoltà, quindi ingenuamente a 20 anni abbiamo detto ma sì, cominciamo. Forse a 25 abbiamo detto ma cosa abbiamo fatto, a 30 siamo contenti, insomma, di aver intrapreso questa strada. Quindi devo dire grazie a loro che nei momenti difficili che ci sono stati eravamo tutti lì e insieme scherzando si diceva dai che domani, nonostante tutto, prima si parlava di nonostante tutto, noi ne abbiamo detti di nonostante tutto, e un'altra cosa che si parlava prima erano i genitori, devo ringraziare anche loro perché inventandomi un mestiere è stato difficile, soprattutto all'inizio, iniziare a rendere vero questo sogno o questa visione che mi ero immaginata, e insomma anche grazie a tutti voi perché mi avete ospitato qua. Finisco perché sono già sempre fuori tempo anch'io.